Presidente, grazie per questa davvero toccante e per me emozionante come sempre tua illustrazione e questo saluto di accoglienza che ci stai dando, e ti ringrazio soprattutto per aver voluto con entusiasmo immediato dare la tua disponibilità ad essere sia presente e la disponibilità di questo locale che ci sta oggi accogliendo per dare spazio a degli ospiti importanti, illustri, che rappresentano davvero in termini più che significativi quel concetto di resilienza a cui tu hai fatto riferimento. Voglio ringraziare sicuramente Ludovica Rossi Purini, che si è impegnata dal primo istante in cui ha avuto la possibilità di poterlo organizzare qui su Roma con i suoi amici, prima ancora che ospiti, con i suoi amici che saranno appunto i relatori principali di questo incontro. Ha voluto con entusiasmo organizzare proprio presso questo luogo che rappresenta ancora uno dei luoghi più prestigiosi e che danno ancora decoro al nostro paese, e di questo io davvero ringrazio Ludovica per aver pensato di poterlo organizzare qui alla Camera, e anche Cristiana Falcone, che è un'italiana che vive prevalentemente all'estero, a New York, ma che rappresenta un'italianità nei settori davvero della cooperazione internazionale, della cooperazione economica in modo significativo, e a noi ci fa davvero molto onore. Solo qualche parola per dire che la resilienza è davvero un tema affascinante ed attuale, ma a me piace sottolineare, chiudo subito per dare la parola a quelli che davvero sono venuti da lontano per salutarci, un aspetto che mi riguarda in prima persona e che a cui avevo pensato. Tu hai pensato, Presidente, alla tua esperienza di questa settimana, e quindi davvero la mia è soltanto lontana ma assolutamente parallela, perché con te condivido quotidianamente il tentativo, il contributo per ridare uno slancio, per ridare un luogo di rinascita politica a questo paese. Tu ce la stai mettendo tutta, io anche con l'area di mia appartenenza sto cercando di dare una spinta di rinascita di questo paese, ne abbiamo davvero bisogno, e quindi in questo convegno l'augurio più bello che faccio a me stesso, prima ancora che agli amici che sono venuti qui, è quello che dalla città di Roma, dalla città che ancora rappresenta questo splendido paese, davvero possa rinascere una voglia e un modo di fare politica assolutamente nuovo e assolutamente diverso a cui tutti stiamo aspirando. Grazie Presidente.